Seconda parte di Sardegna Verde, ci siamo spostati in questa domenica di Pasqua nel cuore di Gonnos Fanaviga per toccare con mano il sogno di Gianfranco, imprenditore agricolo, che si concretizza. Gianfranco, che cosa vuole rappresentare questo microcosmo legatissimo ovviamente alla produzione del grano? È portare una farina che rappresenta Gonnos nella sua unicità di un prodotto salubre. A seguire in questo progetto, in questa intrapresa, Gianfranco, c'è anche Agris, i ricercatori dell'Agris che coinvolgiamo. L'attività di ricerca dell'Agris nel settore del miglioramento genetico del grano duro, attività di vecchia data, punta proprio su questo aspetto, selezionare varietà di grano che siano adatte al territorio, ma siano adatte anche alla trasformazione per produrre pane e pasta locali che fanno parte della tradizione enogastronomica della Sardegna. L'attività di miglioramento genetico del grano duro di Agris in particolare negli ultimi anni ha sviluppato alcune varietà. Le più recenti hanno dei nomi identitari, non a caso sono una Nuraghe e l'altra Chardana, proprio per dare l'idea del legame tra il prodotto della ricerca e il territorio. Però ci fa piacere anche sottolineare un aspetto importante della nostra ricerca, che si sta sviluppando con successo anche in altri areali di coltivazione tipici dell'Italia meridionale, la Sicilia, la Puglia e la Basilicata, e sembra che alcuni nostri sementieri di riferimento vogliono puntare anche sul mercato straniero. Questo è anche un punto vendita, si vende la farina. Sentiamo il parere delle signore per ora di Gonnos che vengono a fare acquisti qui a Gianfranco. Io continuo a fare questi dolci con le farine di Vadioni e sono, è buonissima come farina e tutto. Adesso vorrei provare i ravioli con la semola e farina e vediamo come esce. Ho voluto provare queste farine dal gusto antico e ogni tanto provo, faccio il pane. Ieri sera ho fatto il pane col cocoi con tantissime forme. Abbiamo sentito Gianfranco che le signore apprezzano, le prospettive di crescita quali sono? Ma per una buona farina penso che non ci siano limiti, la prospettiva di crescita è che più panificatori facciano dei bei prodotti portando la farina Fadioli come merita in alto. Tanto Gianfranco vuole tenere un prezzo popolare, un prezzo sociale per favorire l'acquisto, soprattutto per gli amici di Gonnos. Questa è una macina pietra. Sì, una macina pietra, che la sua bellezza della macina pietra che fa una farina grezza. Sì, è vero che magari alla lavorazione non sarà tanto facile perché contiene crusca, perché non è tanto setacciata come le macchine industriali, però la squisitezza del prodotto finale non c'è uguali.